Dio sia benedetto all'inizio di questo nostro appuntamento che ha come obiettivo quello di stimolare non solo la nostra curiosità intorno alla Bibbia, ma di accompagnarci anche nella lettura di alcuni dei suoi testi. Questo nostro appuntamento ci ha consentito finora di attraversare un bel po' di testi dell'Antico Testamento. L'abbiamo fatto seguendo l'ordine della Bibbia ebraica, e quindi abbiamo sommariamente, ma su alcuni punti ci siamo soffermati per diverso tempo, considerato e analizzato i libri del Pentateuco o i testi di Mosè, siamo poi passati alla sezione dei profeti. Prima profeti anteriori, per poi i profeti posteriori. Abbiamo visto che in quella che è la divisione dei libri nella Bibbia ebraica, molti dei nostri testi che nelle traduzioni attuali vengono indicati e posti tra i libri storici, fanno nella Bibbia ebraica parte di quella che è la sezione dei profeti. Siamo così giunti a quell'ampia parte dei profeti conosciuto come il libro dei dodici profeti. Nelle nostre versioni occidentali questi dodici profeti sono spesso conosciuti come i profeti minori, il che lascerebbe supporre che sono più piccoli di importanza rispetto a quelli che poi sono i cosiddetti maggiori. Ma questa distinzione è soltanto per volume del testo che ci è giunto ma non per il contenuto e vedremo anche nel libro che considereremo in due lezioni ossia il testo del profeta Michea che spesso ciò che sembra piccolo nella Bibbia ha invece a volte grandi contenuti per la nostra vita. Dicevamo libro dei dodici profeti e nell'ordine li abbiamo analizzati in questo modo: Osea, Gioele, Amos, Abdia e Giona, che è stato l'ultimo dei profeti che noi abbiamo analizzato. In questa lezione ci avviciniamo al libro del profeta Michea. Ricordo a chi non, non l'avesse finora richiesto e vede. Spesso in queste lezioni, davanti a me, questo voluminoso manuale, che c'è un testo che accompagna le nostre riflessioni, un testo che non contiene tutte le parole che io vado a condividere, ma un testo che per ciascuno dei libri ci offre uno schema, un riassunto dei contenuti e può, per più di qualcuno, essere un manuale che può accompagnare la lettura della Bibbia. Dicevamo Michea. Chi è Michea? Innanzitutto partiamo dal nome di Michea. Il nome di Michea, che in ebraico sarebbe Mica, è molto vicino, è simile a Micaia, ma anche a Micael. Sono tutti nomi che hanno la stessa radice, il cui significato è chi è, come il Signore. Espressione che noi incontreremo nel testo appunto di Michea, al capitolo 7, al verso 18, dove la traduzione ci dice quale Dio è come te. Un'espressione che ricorre anche in diversi canti proposti all'interno delle nostre chiese. Con il profeta Michea siamo ancora in quella sezione di libri a ridosso. Ancora della deportazione assira. Che voi ricorderete accadrà nel 722, quando gli Assiri occuperanno, prenderanno il regno del nord conosciuto come regno di Israele, ma spesso nei testi dei profeti indicato come il regno di Samaria, o regno del nord. Quindi con questo testo siamo a ridosso del 722, quindi qualche anno prima. È mia intenzione, in due lezioni, siccome il testo ci offre soltanto sette capitoli, di provare a ripercorrerlo assieme e, perché no, a leggerlo anche nella sua interezza. Io ho fatto la prova a leggerlo tutto di un fiato, interamente e ho impiegato per leggere sette capitoli, indovinate un poco quanti minuti ci sono voluti. Appena 15 minuti. Una media di due minuti a capitolo. Quindi basterebbero 15 minuti in una giornata per leggere un libro della Bibbia. A volte ascoltiamo persone, anche credenti, dire ma io non ho il tempo di leggere la Bibbia. Allora io vi dico in questa lezione che se trovate 15 minuti potete leggere l'intero libro di Michea e se i 15 minuti fino a questo momento non li avete trovati, ma avete avuto modo di dedicare questo tempo a questa lezione, lo facciamo assieme e quindi troviamo assieme i 15 minuti per leggerci questo libro. Per molti studiosi, Michea è un'isaia in miniatura. Perché un Isaia in miniatura? Perché ricorrono alcuni dei temi presenti nel libro del profeta Isaia. Qualcuno ha anche supposto che, forse per i contenuti troppo vicini ad Isaia, che Michea potesse essere stato un discepolo di Isaia. Ma noi di queste notizie non troviamo riscontro nella scrittura. E così come abbiamo notato per molti altri profeti abbiamo pochissime indicazioni sul personaggio Michea. Se cominciamo a leggere il libro, quindi il primo verso così recita: Parola del Signore rivolta a Michea il morastita al tempo di Iotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda visione che gli ebbe riguardo a Samaria e a Gerusalemme. Quindi l'incipit iniziale, l'apertura di questo testo, che cosa ci dice? Innanzitutto si apre con parola del Signore. E se andiamo a sbirciare l'apertura degli altri testi, sono parecchi i profeti che aprono o con l'espressione parola del Signore oppure visione del Signore. Sono entrambe espressioni che servono a convalidare ancora il contenuto che viene proposto. Cosa sappiamo di Michea? Che viene da Moras. Dove si trova Moras o Moreset, a seconda di come viene traslitterato il nome di questa cittadina. Siamo in prossimità di Gat a circa 30 chilometri dalla città di Gerusalemme, da dove viene Michea? Per parlare in termini geografici, odierni, viene dalla Striscia di Gaza, quindi un territorio vicino a Gerusalemme, spesso luogo di battaglie, ma a quei tempi non è città, è la provincia. Quindi Michea non è un profeta della città, non è un profeta del Tempio di Gerusalemme, non è un profeta della corte a Gerusalemme, per cui non è né un uomo che ha assiduità, frequenza degli ambienti monarchici e quindi della corte, non ha contatto con le persone reali, punto primo. Punto secondo, non è un sacerdote del Tempio, non è un profeta che ruota nel circuito sacerdotale. Punto terzo, viene dalla campagna, è un forestiero, è un estraneo alle vicende della città. E questo per noi potrebbe apparire insignificante, ma invece è molto importante. Perché quest'uomo che viene dalla provincia, quando arriva a Gerusalemme, guarda le cose che accadono a Gerusalemme con l'occhio del provinciale, con l'occhio di chi non era abituato a vedere certe cose. E vorrei suggerire nella vostra mente, perché ha avuto modo di vedere un film come Luther, sulla storia di Martin Lutero, la reazione di quando questo monaco dalla Sassonia, dalla Germania, arriva nella grande città di Roma. La reazione di chi aveva una certa considerazione dell'ambiente religioso, di ciò che rappresentava il Tempio, ma si trova invece avvolto da faccende, da situazioni che lui non aveva mai lontanamente immaginato. E infatti che cosa accade? Che cosa dice Michea dopo che ha visto, dopo che ha vissuto la città? Comincia a proporre una parola che è rivolta sia a Samaria, al Regno del Nord, che di lì a poco sarà invaso e ci sarà la deportazione del Regno del Nord. Ma questa parola, partendo dal Regno del Nord, è rivolta a Giuda, al Regno del Sud, ascoltate, o popoli tutti, presta attenzione o terra, con tutto quello che è in te. Il Signore Dio sia testimone contro di voi, il Signore dal suo Tempio Santo. Michea comincia a ribadire che il Tempio è un luogo santo, perché il Tempio ospita un Dio Santo. E questa parola parte da Gerusalemme, ma è per tutti i popoli. Infatti ecco, il Signore esce dal suo luogo, scende, cammina sulle alture della terra, i monti si sciolgono sotto di lui, e le valli si liquefanno come cera davanti al fuoco, come acqua che cola sopra un pendio. Tutto questo a causa della trasgressione di Giacobbe. E dei peccati della casa di Israele? Qual è la trasgressione di Giacobbe? Non è forse Samaria? Quali sono gli alti luoghi di Giuda? Non sono forse Gerusalemme? Michea preannuncia un'azione di Dio, e quando Dio lascia il suo luogo santo e comincia a camminare in mezzo al suo popolo, non sono giorni felici per nessuno. Anzi, in qualche storia passata, se ricorderete della vita del profeta Eliseo, in determinate città solo l'arrivo del profeta incuteva timore e terrore, perché solitamente il profeta era colui che portava una parola di rimprovero, di richiamo, di correzione. Quando il profeta arrivava stava a significare che il popolo aveva perso. Il corso abituale che si era deviato e che Dio veniva a rimproverarlo e a richiamarlo. Ma questa venuta di Dio, l'arrivo di questo giudizio, hanno un punto di partenza. Samaria. Perché Samaria? Gli alti luoghi, l'idolatria, il non farti altro Dio dinanzi a me. Non avrai altro. Puntualmente questo popolo, abbiamo visto diverse volte, è caduto in forme di idolatria. E questa idolatria, questa devianza religiosa del regno del nord ha invaso spiritualmente il regno del sud. Ciò che accade a Samaria è arrivato fino a Giuda e a Gerusalemme. Quale sarà il giudizio? Verso 6. Perciò io farò di Samaria un mucchio di pietre nella campagna, un luogo da piantarci le vigne, ne farò rotolare le pietre giù nella valle, ne metterò allo scoperto le fondamenta. Tutte le sue immagini scolpite saranno infrante, tutte le sue offerte agli idoli saranno arse con il fuoco. Io ridurrò tutti i suoi idoli in desolazione perché sono offerte raccolte come salario di prostituzione e torneranno a essere salario di prostituzione. Dio non gradisce sacrifici, adorazione offerta ad altre divinità. Questa è la parola, questo è l'annuncio. Ma da parte di Michea non c'è estranietà. Michea non è l'ambasciatore che non porta pena che non la porta e non la raccoglie. Michè invece è coinvolto nel messaggio che annunzi, così come Isaia, per questo io piangerò e griderò, andrò scalzo e nudo, alzerò lamenti come lo sciacallo, grida lucuri come lo struzzo. Michea sente la sofferenza per quello che sta per accadere e per annunciare questo giudizio, nella speranza che possa la sua parola portare il ravvedimento, è disposta a far che cosa? Ad andare scalzo e nudo. Così come altri prima di lui si erano strappati le vesti ed avevano girato per la città di Gerusalemme e dintorni per diversi anni, portando in giro le proprie vergogne per dire a quella gente: vergognatevi della vostra condizione. A me fa sorridere l'espressione: alzerò lamenti come lo sciacallo. Il grido sarà simile al verso di un animale, e saranno grida. Come quelle dello struzzo. La sua piaga, infatti, è incurabile. Si estende fino a Giuda e giunge fino alla porta del mio popolo, fino a Gerusalemme. Il punto di partenza di Michea è che questa condizione parrebbe essere inguaribile, senza possibilità di guarigione. Questa è la visione dell'uomo, questa è la visione del profeta Michea. Eppure qualcosa andrà ad accadere. Noi siamo nella prima sezione, che si è aperta, al verso 2, con l'invito: ascoltate. In alcune traduzioni si trova attenzione anziché ascoltate. E questo invito lo troviamo per ben tre volte. Lo troviamo all'inizio del capitolo 3, al verso 1. Io dissi ascoltate, oppure attenzione, o capi di Giacobbe. E lo stesso invito lo troviamo al capitolo 6. Ascoltate ciò che dice il Signore. E questo potrebbe essere il modo per sezionare questo libro in tre sezioni. Questi sette capitoli divisi in tre parti. Quindi il primo capitolo fa la panoramica, ci mostra la condizione di Gerusalemme, di Giuda, ma ci dice anche lo stato d'animo di colui che è il profeta che viene a parlare. Sembrerebbe non esserci possibilità di ravvedimento, abbiamo letto. Sei malata al punto che per te non ci sarà guarigione. Ma c'è un invito. Il verso 16 che chiude il primo capitolo dice: Tagliati i capelli, raditi il capo, a causa dei tuoi figli, tuoi delizie, fatti calva come l'avvoltoio, perché essi vanno in esilio lontani da te. C'è un invito a portare una forma di penitenza sulla propria vita. Quando io ho letto e riletto questo testo, mi sono ricordato che l'avvoltoio ha la testa calva. Tenete presente qualche avvoltoio in qualche cartone animato? C'ha i peli del capo solo attorno e al centro è calvo. E mi sono ricordato che molti ordini monastici portano i capelli come il capo dell'avvoltoio. Radersi la parte centrale, quindi farsi calvi al cinto. Un'altra traduzione dice allarga la tua calvizia, cioè fatti cadere i capelli giusto nella parte centrale e lasciarli attorno è come per esprimere una forma di cordoglio e di penitenza. Questo è l'invito al popolo, ma la malvagità come abbiamo avuto modo di considerare altrove, spesso, spesso trova il castigo. Un castigo che non è il castigo di un Dio che si diverte a punire il suo popolo, ma è il frutto della ingiustizia, è il frutto della malvagità, perché nella misura in cui si semina, ossia secondo ciò che tu semini, quello ancora andrai a raccogliere. Se semini malvagità, prima o poi raccoglierai malvagità contro di te. Se fai del male, prima o poi quel male si ritorcerà contro di te. E il capitolo 2 ci dice, guai a quelli che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro letti per eseguirlo allo spuntar del giorno, quando ne hanno il potere in mano. Siamo qui in compagnia di Michea che dopo aver considerato ciò che accade al Tempio e non solo nel capitolo 1 ma ci ritornerà successivamente, adesso siamo in compagnia di Michea che cammina per le strade della città e che cosa vede? Vede questo. Desiderano dei campi e se ne impadroniscono, delle case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua propria proprietà. Che cosa accade? Che i più forti abusano del debole, che i ricchi prevaricano sui poveri che quelli che hanno il potere, piuttosto che difendere la causa del debole e dell'oppresso, vanno a prendersi le proprietà del povero e dell'oppresso, portano via i terreni, se ne impadroniscono, si prendono le case, opprimono l'uomo e la sua casa, la sua famiglia. Ed è a queste persone, così dice il Signore. Ecco, contro questa razza io medito un male a cui non potrete sottrarre il collo. Non camminerete più a testa alta perché saranno tempi cattivi. In quel giorno si farà un proverbio su di voi, si canterà un lamento e si dirà, è finita, noi siamo interamente rovinati. Egli passa ad altri l'eredità del mio popolo. Vedete come egli me la toglie i nostri campi li distribuisce ai trasgressori. Perciò nell'assemblea del Signore non ci sarà nessuno che misuri con la cordicella i lotti di terreno. Non profetizzate, vanno essi ripetendo. Anche se non si profetizzano tali cose, non si eviterà l'infamia. Che cosa accade? Che se da una parte c'è una classe sociale che abusa dei più deboli, questa classe sociale è in combutta con la classe sacerdotale, con coloro che dovrebbero rappresentare Dio in mezzo agli uomini. E costoro vanno dicendo: Non profetizzate le cose che sta dicendo Michea, non le dite queste cose. E il profeta dice: Anche se non si profetizzano, non si proclamano queste verità. Nessuno potrà evitare l'infamia, la vergogna, perché quando non si rispetta, non si aiuta il debole, prima o poi la vergogna cadrà addosso all'intero popolo. O tu che porti il nome di casa di Giacobbe, è forse il Signore pronto all'ira? All è questo il suo modo di agire? Le mie parole non sono forse favorevoli a chi cammina rettamente? Ma da tempo il mio popolo è trattato da nemico. Voi strappate il mantello dalla veste a quelli che passano tranquilli, che tornano dalla guerra. Voi scacciate le donne del mio popolo dalle case che sono loro care. Voi togliete per sempre la mia gloria ai loro figli. Alzatevi, andatevene, perché questo non è luogo di riposo a causa della sua impurità provoca distruzione, una distruzione terribile. Se uno corre dietro al vento e spaccia menzogne dicesse io predirò per te vino e bevante forti, per questo popolo, egli sarebbe un indovino. Io ti radunerò, Giacobbe, ti radunerò tutto quanto. Certo, io raccoglierò il resto di Israele, io li farò venire assieme come pecore in un ovile, come un gregge in mezzo al pascolo il luogo sarà pieno di gente chi sarà, chi farà la breccia salirà davanti a loro essi faranno la breccia passeranno per la porta e per essi usciranno il loro re marcerà davanti a loro e il Signore sarà la loro testa si palesa davanti ai nostri occhi una situazione abbastanza ingarbugliata ma nonostante la situazione ingarbugliata noi da spettatori esterni Saremmo pronti a fare con il pollice inverso così come si faceva nelle arene dei romani. Sì, questa gente è malvagia, si comporta male, morte che Dio li castiga e li punisca. Questo potrebbe essere la profezia iniziale, eppure troviamo quel meraviglioso spiraglio sempre di speranza. Io ti radunerò. Io ti radunerò tutto quanto, certo io raccoglierò il resto di Israele, recita il verso 12, 12, li farò venire assieme come pecore in un ovile. Si prospetta quella che è la figura del pastore, che sarà poi pro, ripresa dal profeta Ezechiele, quella che diventerà anche una figura molto cara nel Nuovo Testamento. Stiamo raccogliendo la corruzione, il compromesso, le cose che non funzionano. Ma ci aspetteremmo che in mezzo a tanta gente corrotta ci fosse qualcuno. Così come Abramo, nel levare la sua intercessione, partì da 50, scese a 20, scese a 10, trattò con Dio. Ma Dio ebbe a dirgli: Se ce n'è uno solo. Uno solo, tornerò indietro sui miei disegni. Michea si guarda attorno e non ne trova uno solo. Anzi, il capitolo 3 cosa ci dice? L'apertura del secondo ascoltate. Questa volta l'ascoltate non è rivolto più a tutto il popolo. Ascoltate, vi prego, o capi di Giacobbe. E voi funzionari della casa di Israele, questa parola è rivolta ai governanti, ai reggenti, a quelli che dovrebbero assicurare la giustizia. Non spetta a voi conoscere ciò che è giusto, ma voi odiate il bene e amate il male. Scorticate il mio popolo e gli strappate la carne dalle ossa. Spero che nessuno di voi pensi ai nostri governanti, alle tasse. Anche se potrebbe essere molto attualizzata ai nostri giorni. Essi divorano la carne del mio popolo, gli strappano la pelle di dos, gli spezzano le os, lo fanno a pezzi come ciò che si mette nella casseruola, come carne da mettere nella pentola. Non so se la vostra immaginazione è in grado di carpire questa scena che Michea ci offre. I governanti, i reggenti che pigliano il popolo, li scuoiano, li fanno a pezzi così come si fa con la carne da macello, li maciullano, gli spezzano le ossa e poi non basta averli maciullati. Ma li prendono, li mettono in una pentola e li cuociono pure. Per dire, così come dice un noto proverbio, dalla padella. Alla braccia. ma costoro grideranno al Signore, ma Egli non risponderà loro. In quei giorni Egli nasconderà loro la sua faccia, perché le loro azioni sono state malvagie. Così parla il Signore riguardo ai profeti che sviano il mio popolo e che gridano pace, quando i loro denti hanno qualcosa da mangiare. Ma dichiarano la guerra santa contro chi non mette nulla nella loro bocca. Perciò si farà notte per voi e voi non avrete più visioni. Si farà buio e non avrete più divinazioni. Il sole tramonterà su questi profeti e il giorno si oscurerà per loro. Davanti a una situazione dove chi dovrebbe amministrare la giustizia invece la travia, la distrugge, la polverizza. Ci si aspetterebbe dei profeti, degli uomini che levano la voce e condannano un certo tipo di agire. Invece i profeti a Gerusalemme cosa sono diventati? Uomini che badano a cosa mettere sotto i loro denti. Questa cosa vuol dire? Che dicono le cose che fa piacere sentire a chi dà loro da mangiare. Troviamo l'ennesima denuncia che ogni volta che c'è un connubio Stato-Chiesa le cose non vanno bene, perché quando la Chiesa è assoldata dallo Stato perde la sua funzione di voce di Dio in mezzo al popolo. Quando ci sono uomini chiamati al ministero che sono pagati per quello che fanno, per paura di non perdere il pezzo di pane sotto i loro denti, più di qualche volta, per non dire sempre, non diranno le cose che dovrebbero dire, per paura di ritrovarsi senza pagnotta. Michea ci mette davanti questa scena e ci dice così non va bene. Noi nel Deuteronomio ci eravamo trovati di fronte alla formula per giudicare i profeti. Tu riconoscerai uno essere profeta quando la parola che ha detto avviene. Ma noi sappiamo che la parola del profeta può trovare adempimento anche dopo la vita del profeta. Allora il metro che ci offre Micae è questo. Tu riconosci il profeta quando non prende cibo da nessuno. Quando non vive del sussidio di quelli che dovrebbero ricevere la sua parola. E questo ci dovrebbe far riflettere non poco. E lasciandovi in questa riflessione, io vi rimando al proseguo per la prossima lezione. Dio vi benedica.